Passo la parola quindi a Moresi Giovanni. Grazie, buonasera. Buongiorno a tutti, mi presento velocemente, mi chiamo Giovanni Moresi, sono volantista soccorritore del 118 di Piacenza. Sono appena rientrato in patria dopo un'esperienza qui in Arevo, una postazione vicino a Desenzano del Garda, e dove ho conosciuto, il collega Marco Echino, il quale mi ha chiesto per la giornata di oggi di preparare una relazione sul punto di vista dell'autista soccorritore per quanto riguarda il trasporto pediatrico e neonatale in Italia. Ho accettato molto volentieri perché è un argomento che ho particolarmente a cuore e che ritengo che molti di noi conoscono solamente la punta dell'iceberg, cioè la parte operativa. Noi siamo quellomeno lì col barile che tutti i giorni lavora, che si sporca le mani, che applica i protocolli, quello che ci viene insegnato e che ci viene detto. Però nella giornata di oggi volevamo darvi maggiore consapevolezza anche su altre tematiche che spesso ci sono sconosciute. Faremo quindi tutti insieme, anche con gli altri relatori, sulla formazione, parleremo di normative specifiche, parleremo di presidi specifici, di allestimenti specifici per quello che riguarda questo argomento e di protocolli che vanno dal provinciale fino al nazionale. Da dove si parte per parlare di trasporto pediatrico neonatale in Italia? Facciamoci qualche domanda e in questa relazione cerchiamo di darci qualche risposta, andando alla fine. Quali sono le problematiche che troviamo tutti i giorni sulla strada con autisti soccorritori? La formazione che facciamo è adeguata all'argomento? Il fatto di vedere comunque quest'aula così piena, il dubbio in parte c'è. Forse la formazione non è adeguata. E per ultimo, cosa possiamo fare come autisti soccorritori per migliorare il nostro ruolo? Partiamo col dire che la casistica dei soccorsi, dei trasporti pediatrici e neonatali in Italia è sicuramente molto più bassa rispetto a un trasporto degli adulti. La CIMEOP dice che circa il 95% dei bambini viene trasportato in ospedale dai genitori, dai parenti con i mezzi propri. Di conseguenza che siamo molto meno abituati a utilizzare i presidi dei bambini e quindi anche il nostro approccio emotivo sarà molto diverso da quello che abbiamo generalmente su un paziente adulto. C'è un bello studio americano del 2009 che è stato pubblicato su Clinical Pediatrics che dice che gli operatori generalmente si sentono molto più preparati sull'argomento di quello che sono in realtà. È stato condotto questo studio su circa 40 bambini facendo ruotare i vari equipaggi dell'ambulanza e sono stati evidenziati maggiori problemi sui bambini che vanno dagli 0 ai 3 anni e i problemi maggiori sono stati legati sul materiale a disposizione, quindi non c'era sufficiente conoscenza del materiale che era a bordo dell'ambulanza, sulla formazione che era diversa per i vari operatori e soprattutto perché tutti gli operatori avevano un modo di operare e un modo di pensare diversamente, quindi ci troviamo ad avere tutti quanti un approccio diverso al bambino rispetto all'adulto. Alla fine è stato visto che il rischio maggiore sia in ambulanza sia per le automobili è il trasporto non vincolato del bambino, quindi ci troviamo di fronte al cosiddetto abbraccio della morte, che è il bambino che viene spesso tenuto in braccio. Poi noi come autisti soccorritori ci troviamo anche di fronte a diversi fattori di rischio. Spesso i sanitari ma soprattutto non si occupano in modo continuativo di trasporto in ambulanza, ci propongono anche delle soluzioni fantasiose legate al cinghiaggio e al trasporto e al vincolo del bambino. Non c'è tempo, tanto siamo dietro l'ospedale, in 5 minuti siamo dentro, il bambino è grave, dobbiamo andare, non c'è tempo di cinghiarlo correttamente, di applicare qualche cosa. Tutti i giorni ci sentiamo dire queste cose. E verso i sanitari nutriamo una sorta di ossequioso timore nel far rispettare quelle che sono le regole di base del codice della strada. E soprattutto vengono demandate delle responsabilità ai sanitari che non sono sanitari ma sono tecniche, nel senso che tutti i pazienti che trasportiamo a bordo delle nostre ambulanze, adulti, bambini, chiunque sia, siamo noi, autisti soccorritori, i responsabili dei pazienti e delle cose che trasportiamo, che abbiamo a bordo.
Infatti la procedura 16 di AVEU, la citiamo velocemente, dice che la decisione del trasporto, per esempio, questo è solamente un esempio, del trasporto del parente in ambulanza viene decisa dal sanitario di bordo, in assenza del sanitario viene decisa dalla SOREU, dalle centrali operative, quindi sempre da parte di personale sanitario. Poi va avanti dicendo che verrà valutata poi la posizione migliore in cui far sedere il paziente a seconda che vengano fatte delle manovre invasive o meno, quindi generalmente poi viene messo di fianco a noi nel vano guida. Il genitore e il parente, parlando del trasporto del parente. Quindi viene data ai sanitari una responsabilità che non è sanitaria, ma è prettamente tecnica, quindi da parte nostra. Qua entrano in gioco altre due cose, l'articolo 54 del codice della strada e la convenzione di Oviedo. L'articolo 54, al comma G, definisce le ambulanze come dei mezzi speciali che trasportano materiale e operatori annessi al materiale che stanno trasportando. Di conseguenza non viene previsto il trasporto del parente in ambulanza. Fatta eccezione per la convenzione di Oviedo, che è stata redatta nel 1997 e accettata dallo Stato italiano nel 2001 ed è fondamentalmente sul consenso delle cure. Questo dice che in caso di paziente minorenne, quindi per tutti i bambini, e in caso di paziente che non è in grado di intendere e di volere, deve essere a bordo, insieme a noi, un parente, una persona che ne fa le veci, perché in qualsiasi momento può dare o togliere il consenso alle cure. Questa è l'unica eccezione che abbiamo sul trasporto di un parente, qualcuno che non è annesso al ciclo operativo in ambulanza. Comunque sull'argomento entrerà molto meglio, molto più in dettaglio, Fazzolari del DASA successivamente. Perché? E se succede un incidente? Purtroppo ne capitano anche nei mezzi di soccorso. Questi dati sono stati rilevati dal COES a partire dal 2014 e vedete che andiamo da un minimo di 120 a un massimo di 180 all'anno, considerando anche che le ambulanze portano più di una persona, quindi andiamo dalle 2 alle 6 persone a bordo. Vi abbiamo inserito questa freccia per farvi vedere quando notate nelle fotografie e nei video degli incidenti che coinvolgono mezzi di soccorso, fate sempre caso alla barella. In questo caso è rimasta vincolata al suo pianale perché deve avere una resistenza di almeno 10 g. Però non sempre è così, fateci sempre caso. Per quanto riguarda il trasporto in automobile, solamente l'anno scorso ci sono stati 25 decessi di bambini al di sotto dei 14 anni e sono rimasti feriti più di 8.300 bambini, di cui almeno 240 con esiti invalidanti permanenti, sono stati portati via in gravissime condizioni. Noi ce ne accorgiamo come autisti, come soccorritori, lo percepiamo questo dato quando interveniamo sugli incidenti, spesso i bambini non sono legati, ce ne accorgiamo. Per questo motivo il governo, insieme ad ASARS, alla SIMEUP, alla SIP, al Ministero dell'Infrastruttura, ha avviato un'importante campagna di sensibilizzazione, creando anche questi video di diversa natura, alcuni diciamo più tecnici, in cui mostrano i genitori il corretto utilizzo dei presidi di trasporto privati, e in cui si vede anche la polizia che va appunto a verificare l'omologazione del seggiolino, e altri video che invece hanno solamente un forte impatto emotivo per mostrarsi la storia dei bambini che rimangono coinvolti. Ho messo, lo guardiamo velocemente, la storia del piccolo Luca. Andare a scuola mi piace, l'ho messo perché sono bravo, così mio papà mi hanno regalato la spada laser e sono contento che adesso ci gioca il mio fratellino, anche se insieme sarebbe più divertente, solo che io non posso perché si sono dimenticati di mettermi sul seggiolino. Tornare indietro è impossibile, resta sulla buona strada. Far viaggiare tuo figlio sul seggiolino è un obbligo che può salvargli la vita. In fase di allestimento
dell'ambulanza, per chi di noi comunque è coinvolto dalle proprie aziende per quanto riguarda gli investimenti, sarà importante richiedere il rispetto della norma N1789, che prevede, che è quella che riguarda anche la sicurezza, include i crash test. Spesso in Italia vengono fatti solamente dei crash test a livello tecnico, a livello di calcolo, e in pochissimi casi avvengono dei crash test dinamici come quelli che abbiamo mostrato. Questo chiaramente implica un investimento importante da parte delle aziende che li producono, e non sempre vengono fatti. Avvengono maggiormente in Europa rispetto all'Italia, perché troviamo meno allestitori ma più grandi, e possono permettersi un investimento di questo tipo. Un crash test dinamico ci permette di capire veramente qual è la sicurezza a bordo del mezzo di soccorso e quello che succede in caso di impatto a tutti, a tutte le persone che sono a bordo, compresi nel vano sanitario. Soprattutto vedendo se i pazienti sono cinghiati o meno. Entrando nel capitolo importante della formazione, la raccomandazione 11 del Ministero della Sanità dice che un'adeguata formazione riduce i rischi e aumenta la qualità delle prestazioni erogate, e sarà fondamentale una formazione continua, e sarà un'attività di primaria importanza per garantire la sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori. Solamente che per quanto riguarda il trasporto pediatrico capita spesso che abbiamo una formazione molto più sanitaria che tecnica, quindi per quanto riguarda il trasporto, i vari sistemi di cinghiaggio e di ritenuta. Sarà fondamentale introdurre una formazione anche tecnica al di là di quella sanitaria nel percorso formativo, che dovrà entrare comunque nel percorso formativo dell'autista soccorritore anche professionista, e sarà fondamentale avere un pacchetto sulla sicurezza uguale per tutti, tutte le persone che intervengono sul soccorso, dal barelliere al soccorritore volontario, l'autista soccorritore volontario, l'autista soccorritore professionista, all'infermiere e al medico. Tutti quanti dobbiamo basarci sulla stessa linea guida, tutti dobbiamo avere lo stesso approccio al bambino. Se interveniamo su un bambino di 2 anni, dobbiamo sapere tutti che tipo di presidio va utilizzato in quel momento. Non possiamo metterci sul posto a discutere su quale sia il miglior approccio da avere. Non possiamo metterci sul posto e dire: allora, guarda, io ho fatto un corso di guida e mi hanno insegnato questo. Sì, però io ho fatto, so che il codice della strada mi dice questo. Non possiamo confrontarci sul posto, facciamo solamente confusione. Dobbiamo avere tutti lo stesso approccio prima dell'intervento, dobbiamo sapere esattamente come dobbiamo comportarci sul luogo dell'evento. Dobbiamo assolutamente evitare il dibattito tra gli operatori, e sarà fondamentale avere una formazione continua basata sulle stesse linee guida. Dobbiamo pensarla e vederla tutti allo stesso modo. Da dove parte la nostra formazione? Dalla nostra Bibbia, del codice della strada. Parliamo dell'articolo 172. Ci dice che i bambini al di sotto del 1,50 m devono essere cinghiati con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso, di tipo omologato, e che il conducente del veicolo ne è responsabile per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi. Quindi siamo sempre noi a essere i responsabili di dei bambini che trasportiamo, sia sui mezzi di soccorso che sui mezzi privati. Non c'è nessuna differenza per i mezzi di soccorso. Cioè, il codice della strada non dice che le ambulanze in emergenza possono mantenere i bambini scinghiati, non c'è nessuna differenza. Quindi, tanto noi, sia in emergenza che in emergenza, e sulle nostre vetture private. Chiaramente ogni realtà utilizza delle linee guida diverse e utilizzerà un tipo di presidio che sarà diverso. Arreo nell'istruzione operativa 20 dà un'indicazione di massima, dividendo i bambini in interventi tipo traumatico, non traumatico, a seconda del peso, della gravità del paziente, dà un'indicazione di massima. Poi ogni associazione, ogni azienda, ogni realtà comprerà il consiglio che più sentirà facile o migliore per l'associazione stessa. Prima ancora di parlare di presidi nati appositamente per l'ambulanza, dobbiamo però conoscere i presidi che utilizzano tutti i giorni i genitori sulle proprie autovetture. Su questo i genitori sono bravissimi, quindi non è che devo spiegare tanto. Però prima, noi sulle nostre ambulanze possiamo andare a utilizzare questi presidi,
ma dobbiamo verificare che sussistano delle condizioni di sicurezza di base. Infatti i nostri sedili nel vano sanitario, secondo la normativa 553 dell'87, che è molto restrittiva in termini di sicurezza, dice che i sedili devono avere una resistenza in un senso di 20 G e nell'altro senso di 10 G. Questo ci permette di caricare alcuni di questi presidi che hanno i genitori, trasferendoli sull'ambulanza, solo se ci sono queste condizioni di base. Non tutti saranno utilizzabili, andrà verificato che ci sia un'omologazione e alcune condizioni. Per esempio, i seggiolini sono divisi dal gruppo 0, ma non lo 0 più, al gruppo 1, 2, 3, e sono divisi molto velocemente per peso. Questa è la navetta, viene utilizzata nei primi mesi di vita fino ai 9-10 kg, non nasce per il trasporto in automobile, ma può essere adattata al trasporto in automobile mediante un kit apposito di cinturone di sicurezza. Però sarà uno scenario difficilmente ricreabile a bordo delle nostre ambulanze, perché servono due sedili affiancati. Esternamente verranno fissati con due cinghie moschettone e verranno collegati all'asola delle cinture. In ambulanza io non sono mai riuscito, sul mezzo di soccorso che ho visto e provato, a ricreare questa situazione, ma magari è possibile. Ma serve assolutamente questo set di cinture esterno. Dopo passiamo al gruppo 0+, viene chiamato Ovetto, e lui nasce invece per il trasporto in automobile e possiamo benissimo metterlo sulla nostra ambulanza cinghiato sul sedile con la cintura a tre punti. E fino ai 9 kg deve essere girato contromarcia, oltre ai 9-10 kg può essere girato fronte marcia. Dopodiché passiamo ai seggiolini gruppo 1, 2, 3 fino ai 36 kg. La soluzione ISOFIX che vedete lì ha questi due ganci esterni. In ambulanza non possiamo portarli perché non è presente questo tipo di aggancio nei sedili, è solo sulle nostre automobili. Potremmo utilizzare un seggiolino che invece è solo con una cintura a tre punti, potremmo trasferirlo sul nostro sedile. Quindi possiamo utilizzare questi presidi una volta verificata l'omologazione e l'integrità, perché successivamente a un trauma importante non potremo utilizzarli, perché i presidi di sicurezza sono come un casco, una volta che siamo caduti, che ha impattato, non garantisce più la sicurezza, quindi il bambino andrà comunque tolto e andrà utilizzato un altro presidio. I presidi vengono, ce ne sono tantissimi, verranno divisi e scelti in base al tipo di evento, se traumatico o non traumatico, divisi per peso, età e dimensione. Non entriamo nel merito, c'è qui la ferma apposta a guidarci nella scelta del presidio. Quali sono i trasporti che effettuiamo noi quotidianamente? La parte del soccorso, vedete che è molto più piccola di quella che pensiamo, soccorsi primari. Li dividiamo velocemente in traumatici, non traumatici, pazienti che poi sono critici o non critici. Per quanto riguarda i secondari, il mondo è molto più vasto. Troviamo dei trasferimenti che sono a bassa velocità, che intendiamo a bassa velocità dei trasferimenti che sono all'interno dello stesso ospedale, ma bisogna muoversi con un'ambulanza perché è costituito magari da tanti padiglioni, quindi è comunque un trasporto in ambulanza ma a bassa velocità, oppure ad alta velocità quando trasferiamo da un ospedale a un altro. Qui entrano in gioco anche i sistemi STEM e STAM, li vediamo dopo. Comunque velocemente sono il trasporto neonatale e materno. Il sistema STEM si divide a sua volta in trasferimenti alle terapie intensive neonatali mediante il sistema di hub e spoke, quindi da un ospedale magari di primo a un ospedale di secondo livello, oppure per visite specialistiche in cui semplicemente in un ospedale manca un determinato reparto, quindi verrà fatta la visita e successivamente rientra in ospedale, o un tipo di back transport, cioè il bambino una volta finito il ciclo di terapia in una unità di terapia intensiva neonatale di secondo livello può rientrare nell'ospedale più vicino alla famiglia per andare incontro alle esigenze familiari e per liberare un posto letto che servirà a qualcun altro. Ci sono poi sistemi dedicati, cioè che fanno esclusivamente quello, o sistemi generici che si adattano a fare anche il trasporto neonatale, ma che si occupano esattamente di trasporto adulto. A loro volta i sistemi sono o attivabili con partenza immediata o mediante reperibilità, quindi con una partenza entro la mezz'ora della chiamata del reparto. Sistemi STEM e STAM. Lo STEM è il servizio di trasporto in emergenza neonatale, come ho detto, da un primo o un secondo livello generalmente.
mentre il sistema STAM è il trasporto assistito materno, è sempre il metodo preferibile e più sicuro, ed è chiaramente fatto per tutte quelle gravidanze che hanno delle complicazioni che non erano prevedibili prima e devono essere trasferite all'ultimo minuto. Invece tutte le gravidanze che vengono inquadrate correttamente andranno già nel centro di riferimento più corretto. Perché sono definiti sistemi? Lo leggiamo insieme. Perché mirano a ottenere un collegamento funzionale tra strutture di livello diverso in modo da erogare le cure ostetriche perinatali appropriate secondo le necessità. E ancora, il trasporto in sicurezza della donna e del neonato comporta la messa a punto di un'organizzazione strutturata e capillare che operi secondo specifici protocolli operativi condivisi tra centri di primo e secondo livello, con definizione delle indicazioni, modalità, equipaggiamento necessario a garantire il trasporto in sicurezza, nonché tipologia, i ruoli, le competenze e responsabilità degli operatori sanitari coinvolti, sia della struttura inviante che di quella ricevente. Ecco perché vengono definiti sistemi, perché sono complessi e includono tutte queste cose. Noi siamo citati in questi protocolli. Ne abbiamo preso in considerazione alcuni. Nel protocollo del Friuli veniamo citati, che è di circa 40-50 pagine, siamo in fondo, per quanto riguarda i ruoli, con scritto completa l'equipe l'autista del 118, punto. Questo è quanto veniamo preso in considerazione. Invece il protocollo del Gaslini di Genova, che è molto più completo, ci cita diverse volte specificando il nostro ruolo, le nostre competenze e anche la formazione che dovrà essere fatta insieme agli altri sanitari che si occupano di questo tipo di trasporto. Le equip devono lavorare in maniera affiatata. Di che percentuale parliamo di trasporto? Andiamo dallo 0,7 al 2% dei nati che deve essere trasferito, quindi questo è il numero che poi ci troviamo noi a trasferire in ambulanza quando non viene fatto in elicottero. Ci sono 8 regioni in Italia che hanno un'unica struttura che soddisfa tutte le esigenze del territorio, invece tutte le altre si affidano al sistema di trasporto, cioè noi. In Italia ci sono 120 unità di terapia intensiva neonatali con 700 posti in totale, quindi è previsto un posto ogni 750 bambini nati e ogni anno in Italia nascono circa 500.000 di bambini. In Italia il sistema di trasporto viene definito a macchia di leopardo perché è diverso in tutte le regioni. In Lombardia per esempio ci sono 7 punti autorizzati al trasporto neonatale con medico e infermiere. Invece in regioni come l'Emilia Romagna, la Puglia, la copertura è parziale e altre regioni manca del tutto. Cosa usiamo nel trasporto neonatale? Chi è che ha trasportato una culla termica? Per l'alzata di mano, chi è che l'ha già portata? Circa metà ovviamente. Quindi sapete di cosa stiamo parlando. Qui abbiamo realizzato un video del caricamento delle termoculle. Cosa sono le termoculle? Sono un'incubatrice montata su un'interfaccia certificata a pianale carrello insieme a tutti gli elettromedicali di supporto che serviranno. Generalmente sono una pompa sirena, un monitor multiparametrico, un respiratore e tutto quello che poi è previsto dalla terapia intensiva. Tutto questo, insieme anche alle due bombole che sono generalmente montate alla base, una di ossigeno e una di aria compressa, perché vi è sempre una miscela tra le due, non viene mai dato ossigeno puro, tutto questo insieme deve avere un'unica certificazione di ECG, tutto in blocco. Non basta che l'abbia il pianale e l'incubatrice, tutto insieme deve avere un'unica certificazione, perché spesso cosa ci succede? Che ci vengono dati degli elettromedicali che vengono utilizzati all'interno dell'ospedale e poi ci inventiamo dei cinghiaggi artigianali per il trasporto e usciamo da questo. Quindi se facciamo un incidente, il pianale, l'incubatrice, elettromedicali, i certificati rimangono vincolati al pianale. Tutto il resto inizia l'effetto flipper all'interno dell'ambulanza. Questo sistema ammette un peso massimo di circa 140 kg secondo la normativa ONI 13.976, che è quella specifica per l'incubatrice e il materiale di trasporto pediatrico e neonatale. In realtà spesso ci troviamo di fronte a un peso molto più importante, passano generalmente 150 kg, abbiamo anche 170 kg. E che cosa serve l'incubatrice? Detta molto velocemente, mantiene una temperatura e un grado di umidità costante all'interno per il bambino e lo isola a livello acustico dall'esterno.
Poi è interamente trasparente, come potete vedere, in modo che gli operatori vedano, abbiano sempre sott'occhio tutto quello che succede all'interno, tutto il monitoraggio, le reazioni del bambino, e ci sono due bocche per l'intervento dell'operatore. E anche una parete a fianco che è abbattibile per un'estricazione veloce del bambino in caso di emergenza. Questa è in due parole una tamuco, senza entrare troppo nel dettaglio. Quali sono i problemi legati al trasporto delle termoculle? Il problema del vincolo è il primo. Generalmente ci sono due strisce di velcro all'interno, vengono incrociate, e spesso non riusciamo neanche ad allacciare quelle perché all'interno ci sono talmente tanti tubi e attrezzatura che non riusciamo neanche a legarlo con quello. Quindi è tutto certificato di ECG, poi il bambino all'interno si muove liberamente all'interno della termoculla. Questo è un rischio gravissimo. E poi abbiamo il problema delle sollecitazioni. Siamo aiutati dalle nostre strade senza buche, belle dritte, senza cantieri, sempre perfette. E questo problema però è nato, è già noto dagli anni 90 ed è stato in parte risolto prendendo ispirazione appunto da queste, che sono, questo è il Leopard 2, che è un carro armato. Hanno preso ispirazione da lì perché cosa deve fare un carro armato? Deve mantenere sempre il mirino dritto sull'obiettivo, indipendentemente dal terreno che in quel momento attraversa. Per questo hanno creato dei supporti ammortizzati che ci aiutano in parte a risolvere il problema sollecitazioni, che è molto importante. Esiste poi un tipo di mezzo che è dedicato per il trasporto, per il trasporto neonatale, e sarebbe questo tipo di ambulanza con un caricamento della termoculla che avviene lateralmente. E si va alla ricerca, così facendo, del punto neutro dell'ambulanza. Tirando i due assi, vedete che la termoculla è al centro e quello è il punto di minore sollecitazione per il bambino. Questo sistema, insieme a un pianale ammortizzato, di cui poi ci parlerà la STEM, riduce fino al 30% il rischio di emorragie cerebrali, perché i neonati hanno dei vasi cerebrali sono molto più sottili rispetto a quello degli adulti. E abbiamo un importante. È chiaro che questo è un tipo di ambulanza dedicata che può fare solo un'azienda che effettua un certo numero di trasporti all'anno. Sotto i 100 trasporti non avrà senso acquistare e utilizzare questo tipo di mezzo. Quindi è un mezzo molto difficile da trovare. Altrimenti noi generalmente utilizziamo delle ambulanze classiche con un caricamento longitudinale della termoculla per un'ambulanza che generalmente usiamo per il trasporto di pazienti adulti, che si adatta anche a questo tipo di trasporto. Una problematica occulta che spesso di cui non siamo a conoscenza riguarda il peso delle ambulanze. In Lombardia possono essere utilizzate ambulanze di tipo A e di tipo A1 per il trasporto pediatrico e neonatale. L'ambulanza di tipo A1, secondo il decreto 487 del 97, è un'ambulanza che può essere di dimensioni ridotte, e la differenza fondamentale rispetto all'altra di tipo A è che ha un peso calcolato per l'elettromedicale di 150 kg, a differenza dell'A che risponde alla normativa 55387 che abbiamo citato prima, in cui parliamo di 300 kg di elettromedicale. È sempre più difficile rimanere all'interno del peso per gli allestitori, la tara dell'ambulanza. Con 6 posti a sedere calcolati su 75 kg a persona, il pianale più la barella, tutto il materiale di bordo, i liquidi, spesso rischiamo di andare fuori peso. Difficilmente potremo accorgerci come autisti di questa problematica, e così l'azienda, perché comunque il mezzo avviene con la certificazione con un peso di 3.500. Però possiamo incappare in questo problema. Dov'è che possiamo avere un problema su questo? In caso di sinistro, se viene fatta una perizia dalla controparte e ci vede fuori peso. Questa è una delle domande che abbiamo. Abbiamo lasciato alla fine due parole sull'approccio emotivo che abbiamo sul soccorso pediatrico, perché in realtà è molto più vasto. Ci basta dire che facendone meno, come abbiamo detto prima, abbiamo un impatto che è molto diverso rispetto agli adulti. Sfido chiunque di noi ad andare su un soccorso di un bambino piccolo e avere la stessa tranquillità
rispetto a un paziente adulto che siamo abituati a fronteggiare tutti i giorni, credo chiunque, perfino l'anestesista dell'elicottero, abbia la stessa tranquillità. Che poi rimaniamo professionali è un altro discorso, che facciamo bene il nostro lavoro è un altro discorso. I genitori poi pagano anche lo scotto di rischiare di medesimarsi molto nella situazione, dire se capitasse a me, se ci fossi dentro io, se quella fosse mia figlia. Questa è una cosa che anche ai genitori può capitare. In generale che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sempre cercare di controbilanciare la situazione con il valore opposto, cioè gestirne, controbilanciare la nostra sicurezza a una situazione che è completamente nel caos, che è completamente andata nel panico. Cercare di creare una sorta di armonia e empatia con i parenti per far capire che stiamo trasportando la cosa più preziosa che hanno e lo faremo nel migliore dei modi. Useremo 2 minuti in più per utilizzare un tipo di presidio che lo trasporterà in sicurezza da casa fino all'ospedale. Sarà fondamentale essere chiari sul percorso che faremo e su quello che capiterà ai genitori e alla famiglia in quel momento circa, per cui li accompagneremo in ospedale. Spiegheremo che cosa useremo, che tipo di percorso e che strada faremo, e dovremo essere chiari un attimino su alcune regole come questa. Cosa succede spesso? Che i genitori ci seguono impanicati, prendono la macchina e seguono l'ambulanza in sirena, andando così contro all'articolo 177 del codice della strada, che vieta di seguire i mezzi che sono in emergenza. Dobbiamo cercare di essere chiari nel percorso che faremo. Noi com'è che facciamo a bilanciare, a controbilanciare l'impatto emotivo? Fondamentalmente con 2 fattori. Sfruttando la nostra esperienza che ci facciamo negli anni, più ne facciamo, più riusciamo a essere sul pezzo, e con la formazione. Il problema è sempre la formazione, non ne abbiamo abbastanza, non è adeguata. Quando utilizziamo una io sfido chiunque di noi aver utilizzato una termocool in addestramento. Quando è la prima volta che utilizziamo una termocool? Quando arriviamo in un pronto soccorso, in una postazione che ne ha una, il nostro collega, quando siamo in affiancamento, ci porta in pediatrice. Allora, questa è la termocool. Si carica così, l'attacco dell'ossigeno è questo, l'attacco dell'impianto elettrico è questo. Fine. E poi, noi quando siamo in servizio, la prima volta che caricheremo la termocool sarà con un bambino dentro, in una situazione reale, concreta. Nella realtà non dovrebbe essere così, dovrebbe essere la 20ª volta che capita questa cosa. Cioè dobbiamo farlo 20 volte in formazione con qualcuno di fianco che ci spiega come si fanno le cose fatte bene, con la giusta consapevolezza, dopodiché possiamo entrare in servizio e utilizzarle quando siamo di turno da soli. La formazione è sempre il problema principale. Riassumendo, chiudendo, quali sono i nostri compiti all'autista soccorritore? Conoscere il proprio mezzo di soccorso e tutte le attrezzature, tutti i presidi di bordo, sapere tutti i collegamenti dell'ossigeno e dell'impianto elettrico. Sono universali ma possono essere differenti sulle varie ambulanze. Se per caso ci fosse un raccordo sbagliato nel momento del caricamento, panico. Quindi controlliamo sempre tutta questa situazione, che sia tutto operativo e di saperlo anche utilizzare. Dobbiamo cercare di contribuire con la nostra azienda con dei suggerimenti costruttivi per quanto riguarda l'allestimento. Visto che io magari ne so qualcosa di più, ti consiglio di fare in questo modo, di comprare questo presidio, di allestirlo in questo modo per la sicurezza. Dobbiamo cercare di divulgare conoscenze sulla sicurezza, cioè quello che stiamo facendo oggi. Non dobbiamo mai essere gelosi di quello che sappiamo, ma dobbiamo cercare di divulgarlo il più possibile. In generale i nostri obiettivi come autisti soccorritori e anche come COES, quali sono alla fine? Sicuramente quello di avere una patente di servizio, come hanno già in possesso altri enti, e riuscire a ottenere un profilo professionale in cui sia prevista una formazione uguale per tutti, in tutta Italia, cioè dobbiamo essere formati tutti allo stesso modo, dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta. Invece la situazione attuale, come abbiamo visto anche l'anno scorso, queste sono le ore di formazione stimate e quelle fatte, quindi ognuno ha una formazione diversa. Qui dentro siamo in 150 e tutte le persone della stessa regione hanno all'incirca la stessa formazione, altrimenti la vediamo in modi tutti differenti uno dall'altro, dobbiamo operare modi di operare totalmente differenti uno dall'altro. Anche perché tutti i giorni all'autista soccorritore viene chiesto di aggiungere un pezzettino. Ogni giorno ci danno qualcosa in più da fare all'interno della nostra missione.
e tutto questo senza un profilo professionale, senza un riconoscimento giuridico. Facciamo la fine del nostro Charlie Chaplin in tempi moderni, in cui ogni minuto gli aggiungono una mansione da fare, e arriva a un certo punto che impazzisce perché non riesce più a stare dietro e viene assorbito completamente dalla catena di montaggio. Quindi continuano a aumentare le cose da fare finché impazzisce. È la nostra fine. Tutti i giorni ce ne aggiungono un pezzo, cioè aggiungono quelle cose da fare, sia a livello tecnico che a livello sanitario. Ci dà delle mansioni, ci dà una formazione corretta e ci tutela anche perché ci mette all'interno di un sistema ben definito. Il corso lotta da più di 20 anni insieme alle sigle sindacali e nazionali ed è finalmente, cioè, e sarebbe veramente il momento di vedere nascere la nostra figura, anche per i bimbi che abbiamo appena visto, per avere una formazione più corretta in tutti gli ambiti. Oggi è la loro giornata, tutta la mattina noi la dedichiamo a loro, un tema per noi molto importante, e quindi cerchiamo di essere i primi a rispettarli e a tutelarli. Io mi fermo qui.